Grazie. Allora, faremo un altro giro di tavola di questa tavola, 5 minuti, e prima di dare la parola a Giampaolo Caselli vorrei però tornare su una domanda, cioè spero gli economisti non si mettano a discutere del modello della crescita cinese dal punto di vista astratto, ma tentino di rispondere a questa domanda. L'Italia ha problemi che vengono da lontano, dice Giorgio Prodi, ma altri paesi reagiscono bene alla crescita cinese. Solo alcuni paesi non reagiscono bene, ma ahimè, tra questi paesi ci siamo noi. Se ci fossero la Francia, la Germania soltanto, insomma, pace, ma ci siamo noi. Allora, l'Italia affronta la crescita della Cina ai tempi della globalizzazione portandosi dietro una crisi di sistema, una crescita scarsa, pochi investimenti in ricerca e sviluppo, una difficile competitività del sistema paese, non solo delle imprese, del sistema paese, perché ormai la competitività si gioca sul piano dei sistemi. Ecco perché bisogna crescere in termini di conoscenza della Cina, del cinese, di manager cinesi che vengono in Italia e italiani che vanno in Cina, internazionalizzarsi molto ma molto di più, come altri paesi europei già sono da decenni. E una graduale scomparsa dell'industria avanzata, tecnologicamente avanzata. Ecco, l'Italia con un bagaglio così preoccupante deve gestire la crescita di questo straordinario paese. Ecco, allora torno alla mia domanda: che cosa dobbiamo fare? Giampaolo Caselli. Io devo dire che sono molto pessimista, quindi non farò delle grandi proposte di politica economica, se non quelle che vengono in mente a tutti. Perché io credo che la crisi italiana sia una crisi che parte dagli anni Ottanta, quindi abbiamo perso quel treno. Gli anni 90 li abbiamo spesi a rimettere in posto le finanze pubbliche, per fortuna siamo entrati nell'euro, se no saremmo nel Mar Mediterraneo. E quei 5 anni che abbiamo passato ultimamente è meglio stendere un velo pietoso, perché appunto è stata un'accelerazione del declino. Ma che dico, non do colpa a questo governo, cioè ne ha tante, che però si trovava su una linea, diciamo, di sviluppo o di minor sviluppo, che a mio avviso veniva dagli anni Ottanta. Quindi noi, io credo, possiamo gestire un decoroso declino. Perché? Perché a livello europeo la divisione del lavoro è già stata fatta. Cioè la Francia e l'Inghilterra hanno una chiara posizione. Noi, come d'altra parte è apparso chiaro dall'esposizione del professor Decio, ha parlato di Armani. Cioè noi siamo bravi a fare della moda di alto livello, le Ferrari, che è una moda anche quella, cioè delle cose di nicchia fatte bene. That's it, ma noi non abbiamo più elettronica, non abbiamo più chimica avanzata, non abbiamo più niente, le biotecnologie, dove siamo? Cioè non esistiamo, e quindi bisogna prendere atto di questo, è inutile pensare a chissà che cosa. Gestire un decoroso declino all'interno dell'Europa, che non è male. Quindi io non so nei confronti della Cina cos'è che possiamo fare. Studiamo più il cinese, c'è Ca' Foscari, abbiamo l'Istituto Orientale a Napoli, grande tradizione, facciamolo qui a Reggio, perché questa è Modena, sono di Modena, perché questa è una zona di grande esportazione, di grande vivacità. Ma insomma, sono nicchie. Vi invito a leggere il libro del professor, come si chiama, di Torino, la crisi dell'industria italiana, professor Gallino, librettino Einaudi di poche pagine, e lì capite tutti il disastro italico da questo punto di vista. Non c'è bisogno di leggere cose complicate o formali. Ora, io spero che il prossimo governo Prodi, spero che riescano a metterlo in piedi, qualcosa faccia. Ma non credo che possa cambiare delle tendenze ormai strutturali con la politica economica, no. Cioè
è vero, come ha detto il figlio del nostro presidente, che il lungo periodo, vabbè, insomma, possiamo essere speranzosi, no? Adesso non voglio fare il keynesiano, cioè, però da un punto di vista così empirico, dov'è che noi possiamo eccellere? Cioè, ben poco. E hanno ragione quelli del Veneto a aver paura, poi diventano leghisti, ma, o anche da altre zone, ma la concorrenza c'è. Vi faccio un esempio, c'è il biomedicale a Mirandola, Dasco, multinazionale, riunione improvvisa, amministrazione delegato che viene giù da non so dove. Perché? Perché i cinesi fanno delle macchine per la dialisi che negli Stati Uniti comprano tutti, costano la metà di quelle più sofisticate, e tutti gli ospedali americani statali, non quelli privati, comprano le macchine cinesi che magari hanno dei problemi, non sono così efficienti, ma costano la metà. E quindi la macchina per dialisi non è una scarpetta per bambini, è un qualcosa di più complicato. Loro la testa ce l'hanno per 1.500.000.000 di persone, più un governo che vuole fare il salto e che ha una lunga memoria. Qua i sinologi, no? Me lo raccontano, no? Non hanno fretta. E io credo che al di là di problemi catastrofici, il sistema politico terrà, perché è vero che abbiamo floating people, ma lì c'è un arricchimento, c'è una classe borghese da 300.000.000 di persone che è il perno del sistema. E se ci sono anche dei contadini poveri che là nel nord o all'interno, chi se ne frega? Cioè, e quindi terranno. Concludo con questo, siccome io guardo molto al rapporto Cina-Stati Uniti, non è così semplice come Prodi ha detto, ma questi esportano, hanno un surplus di bilancia commerciale e comprano buoni del tesoro americano, che bello. Ora, il problema è che quest'anno loro avranno $1 trilione nelle riserve e tutta l'attività di investimento che stanno facendo, molti economisti la chiamano attività di assicurazione, perché comprano materie prime. O hanno voluto comprare l'Unocal in California, guarda caso gli americani sono scoperti non più libero scambisti e free trade. Ho detto no, l'Unocal non la compri, troppo importante il petrolio californiano. Ma perché pensa, siccome si sta già svalutando nei confronti dell'euro, il dollaro 1,29 oggi e un po' di più, il problema è di quanto si svaluterà eventualmente anche nei confronti del yuan cinese, no? E allora, se si svaluta, loro avranno una perdita in conto capitale fortissima. E loro hanno detto, beh, insomma, proviamo a comprare delle cose, la Lenovo, cioè l'IBM, compriamo, investiamo in Africa, no, perché non vanno lì solo per fare gli ospedali, per fortuna fanno anche gli ospedali, ma fanno altri investimenti minerari, in America Latina uguale. Cioè, ed è evidente che sono il motore della crescita, sono tre i motori della crescita mondiale, gli Stati Uniti finché possono, la Russia e la Cina, questo è ovvio, e quindi tutti ne beneficiamo anche noi. Facciamo 1.5 e quest'anno probabilmente, questa è la fortuna del professor Prodi, che è noto, no? Che è fortunato, ma se una volta questo motore si inceppa per una crisi finanziaria, ecco, o Wall Street continua a venire giù come negli ultimi due giorni, insomma, dei problemini ci sono, non è business as usual, vorrei sottolineare questo, che siamo a un cambiamento di mondo. Vi avviterei a leggere due radicali americani, Wallerstein e Arrighi, che in vari loro libri l'hanno già spiegata da tempo. Ma se non volete leggere Wallerstein e Arrighi perché è un po' marxisteggiante, anzi molto marxisteggiante, vi andate a leggere gli scritti dell'ultimi IMF Papers. Sono in forma più sofisticata la stessa identica cosa. Concludo per dire, negli Stati Uniti tutti hanno paura di una frase, the Chinese price, il prezzo cinese, perché quando una si presenta, dice mi fai questo semilavorato, Delphi, no? Che era la casa che faceva i semilavorati per la General Motors, dice Chinese price, che vuol dire comprimere i salari in modo bestiale. E questo avverrà, viene anche da queste parti, avverrà. Cioè, voglio dire, non è una cosa, si sta formando in altra parte, cioè la classe operaio, produttrice mondiale, compete
con i salari di livello cinese, questo è. E si è formato un esercito industriale di riserva mondiale, per questo il disastro dalle nostre parti. Scusate. Allora, non c'è davvero nessuna speranza? Oppure invece, come io, nonostante le argomentazioni del professor Caselli, ritengo ci sia, altri paesi, come sappiamo, sanno reagire in maniera positiva, sanno trovare il loro percorso di crescita. Certo, noi abbiamo a che fare con delle criticità che vengono da lontano, ma ci sono degli spazi di miglioramento, a partire dall'organizzazione, l'organizzazione concettuale, cosa potremmo fare nei confronti della Cina, non inventando quello che non possiamo fare, ma capitalizzando quello che abbiamo e che possiamo proporre ai cinesi, che pure sono attenti ad un dialogo costruttivo con l'Europa e con i paesi importanti d'Europa e sono disposti a dare qualcosa in ritorno del beneficio che hanno nel commercio bilaterale. Con altri paesi riescono, perché negli altri paesi c'è un mercato per i beni che interessano alla Cina, soprattutto beni capitali. In Italia ci sono più difficoltà, ma qualcosa è possibile fare. Allora, Giorgio Prodi. Qualcosa è sicuramente possibile fare. Io non credo che basti il coordinamento. Adesso io non so i dati precisi, cioè ci vuole anche un commitment forte del paese, io non so i dati precisi, ma quante persone abbiamo l'ufficio commerciale nell'ambasciata a Pechino? Ma funzionari due. E tutto? In tutto forse sei. A me risulta che la Francia ne abbia 80. Allora, o ci crediamo o non ci crediamo. Tanto per cominciare, poi bisogna anche coordinare, poi c'è tutto il problema del fatto che abbiamo questa tendenza assolutamente tipica italiana ad andare da soli, per cui siamo frammentati in un modo assolutamente insulso. Quindi credo che ci sia bisogno di coordinamento, ma ci sia bisogno anche di un investimento nel paese. Tornavo un attimo agli interventi fatti prima. Sulla formazione dobbiamo lavorare tantissimo, sia sugli italiani, e qualcosa si comincia a fare, ma anche sui cinesi. Cioè la forza delle imprese cinesi, delle imprese francesi e tedesche, che hanno 50.000 studenti cinesi in Francia e 50.000 in Germania. Per dare, cosa vuol dire questo? Banalmente, un traduttore dall'italiano al cinese costa 5 volte che un traduttore in Cina, dall'inglese al cinese. Domanda offerta, non ce ne sono. Ancora se vai a Shanghai ce la fai, se hai bisogno di un traduttore che ti porta uno Shandong, sei... lo paghi 5 volte quello che paga un inglese, per cui su questo e questo mi viene quasi da dire che potrebbe essere una politica costo zero, nel senso che cinesi disposti a venire a studiare in Europa ce ne sono tanti, tutto sommato disposti a venire a studiare in Italia ce ne sarebbero, è chiaro che bisogna in qualche modo incentivarli, se non altro non mettendo dei vincoli istituzionali, insomma ogni riferimento ai visti è puramente casuale. Per quanto riguarda la crescita, è vero che la crescita si sposta ad est, ma è che cambia anche il tipo di crescita, cioè per la prima volta il grosso della crescita non è più fatto dai paesi più ricchi, per cui se vogliamo andare a occupare degli spazi economici, ed è più facile occuparli nei paesi dove crescono, anche quelli che sono stabili, perché sono spazi nuovi, bisogna farlo però a costi di queste nuove realtà, che sono costi molto più bassi, per cui pensare di affrontare i mercati asiatici, la Cina e l'India soprattutto, senza andare a investire in quei paesi, secondo me non è possibile. È possibile per Armani, perché ha tutta una sua immagine e capacità quindi di spuntare prezzi molto più alti, per gli altri ritengo che non sia possibile. Quindi già cercare di far percepire che non è detto che un'impresa che investe in Cina sia una traditrice della nazione, beh, già questo sarebbe un passo in avanti. Cosa si può fare? Il problema è che quando gli universitari parlano che bisogna investire in ricerca e sviluppo ti dicono perché tu vuoi parli a tuo vantaggio, ma non c'è molto altro in realtà. Cioè, nel momento in cui ti arrivano a fare i tuoi stessi prodotti a costi molto più bassi o riesci a portare su
quello che sono i tuoi, le tue capacità. Poi è vero, l'Italia sconta anche un altro problema, l'Italia è ancora abbastanza indietro per quanto riguarda i servizi. Noi siamo un paese con ancora uno sbilanciamento, siamo tra i paesi industrializzati, siamo quelli che ancora ha una quota di reddito elevata nella manifattura, cosa che gli Stati Uniti hanno già perso da tempo, ma anche la Germania e la Francia in sostanza. Quindi si tratta anche di cercare di aumentare il settore dei servizi in qualche modo e non soltanto guardando alla parte industriale. È comunque un percorso di lunghissimo periodo, perché non si recuperano in 2 o 3 anni quello che si è perso dagli anni 80, insomma. Bene, prima di passare la parola al prossimo relatore, volevo aggiungere una cosa in proposito. Secondo me qualcosa si può fare. Naturalmente i problemi si intrecciano, quelli legati alla Cina e quelli di politica economica come tale, che vengono da lontano o che hanno uno spectrum molto più ampio, che riguarda il sistema paese, il sistema produttivo, il sistema logistico, il sistema amministrativo, insomma il livello di competitività dell'Italia. Ma guardando alla Cina, bisogna investire, diceva Giorgio Prodi, giustamente, se si vuole commerciare, e bisogna integrarsi, bisogna andare, ma per andare occorre organizzazione oltre che disponibilità e risorse. Allora il nostro sistema delle piccole imprese deve crescere, ci vuole una politica fiscale, una politica di sostegno adeguata che affronti questo tema, tema complesso evidentemente, difficile, ma insomma la Cina forse ci indurrà o dovrebbe indurci ad accelerare il processo di capacità di affrontare insomma questo tema strutturale della nostra crescita. E poi ci sono degli aspetti specifici dove comunque è possibile, con una politica di impegno da parte del governo, offrire una piattaforma di dialogo alla Cina. Penso alla politica nei porti e nella logistica in generale. L'Italia è avvantaggiata, è la piattaforma logistica naturale nel Mediterraneo. Dovremmo poter recuperare quei flussi di traffico marittimo tra Cina e Europa che in questo momento sfuggono ai porti italiani. Il 75-80% del traffico che si realizza tra Europa e Cina finisce a Rotterdam, a Bremerhaven oppure a Amburgo o in Inghilterra. Ebbene, una parte di questo traffico ci appartiene, è economicamente nostro, lo dobbiamo recuperare. Questo significa anche recuperare piattaforme logistiche di distribuzione e significa far crescere il sud nello stesso tempo, quindi una politica anche meridionalistica che dovrebbe essere di particolare valore per un governo, e insomma creazione di posti di lavoro e di valore. Però ci vuole un'offerta seria, articolata alla parte cinese. Dobbiamo dimostrare che i nostri porti sono più efficienti e sono in grado di vincere la competizione con quelli dell'Europa del Nord. Poi la formazione. Gli studenti cinesi devono poter venire anche in Italia. C'è stata un'apertura di recente, siamo riusciti a firmare un accordo con i cinesi. Fra qualche settimana gli studenti cinesi potranno avere il visto, finora non era possibile, tuttora non è possibile, anche se non conoscono la lingua italiana, almeno come conoscenza di base. Oggi è un requisito richiesto e significa evidentemente tagliare la possibilità al 95% di coloro che vogliono studiare in Italia, perché dove si studia l'italiano in Cina? In pochissimi luoghi. Questa è la ragione per cui ci sono appunto 50.000 studenti cinesi o 40.000 studenti cinesi in Germania, 30.000 in Francia, 60.000 addirittura in Inghilterra, ma lì la competizione è con la lingua cinese forse, ma in ogni caso vivere in Inghilterra, come sappiamo, è carissimo e queste famiglie sopportano i costi dei loro figli per conto loro, non hanno borse di studio. Allora è un business in sé avere 60.000 persone qui che vivono per conto loro, a prescindere dal valore che possono portare in termini di interscambio culturale e di ogni genere tra Italia e Cina. Questa è una grossa carenza insomma, che ci portiamo dietro, ma c'è un'apertura. Il turismo, un'altra opportunità straordinaria, occorre capire l'importanza di questo settore che tra l'altro è la nostra principale industria, non è neanche marginale,
Allora, il turismo cinese si è aperto dal 1 settembre 2004, ma la Germania ha più turisti cinesi di noi, la Francia ne ha tre volte tanto, ma com'è possibile? Il turismo tra Cina e Italia è gestito prevalentemente da tour operators europei di altri paesi non italiani, a noi arrivano le briciole di questo business e dobbiamo entrare in maniera più massiva. Realizzare gli investimenti cinesi in Italia, anche qui è possibile mostrare che ci sono dei vantaggi a utilizzare l'Italia come piattaforma, ma occorre avere una politica economica coraggiosa. Mia esperienza, la Cina voleva aprire un centro intermodale di distribuzione di giocattoli in Italia, ma le associazioni di categoria hanno detto no, perché significava avere un concorrente in casa. Ma il settore dei giocattoli in Italia ha 5.000 addetti, 5.000, che naturalmente si riducono di mese in mese. Avere un investimento di distribuzione cinese significava milioni e milioni di euro e una prospettiva anche di interscambio, anche industriale, con la Cina, foriera di sviluppi. Tanto più che i giocattoli cinesi comunque arrivano in Italia. L'80% dei giocattoli al mondo è prodotto in Cina. Questo centro non si farà in Italia, si farà in Ungheria e i giocattoli arriveranno lo stesso in Italia. Allora noi dobbiamo crescere insieme alla Cina e poi individuare quelle forme in cui noi, per ragioni tecnologiche, qui ci vogliono investimenti in ricerca e sviluppo, possiamo ritagliarci la nostra fetta. Potrei andare avanti ancora in altri due o tre settori minori, ma se mettiamo tutto insieme queste fette, ebbene, possiamo presentare alla parte cinese una torta che ha valore, che è importante per il nostro paese e che i cinesi ci chiedono di preparare, perché si rendono conto che questo squilibrio non è gestibile politicamente a lungo. L'Italia darà fastidio in Europa, comincia ad agitarsi, la Cina soffre di un'immagine negativa, a torto ragione, forse eccessivamente negativa rispetto a quello che abbiamo discusso anche stamattina. La realtà è molto più complessa e la Cina si prende delle colpe che non sono sue, ma sicuramente la Cina vuole reagire e presentarsi anche come un'economia che porta lavoro, non solo che sottrae lavoro all'Europa e all'Italia. Ecco, allora, ho finito. Fabrizio Decio. Sorvoliamo su cosa fare per risolvere i problemi dell'economia italiana, perché apriamo un libro che non finisce più, abbattiamo le tasse, scappiamo, vediamo un po'. Mi vorrei ricollegare invece all'intervento del Ministro. Abbiamo dei punti di forza effettivamente. Intanto, per cominciare, la Cina io non vedo come una gran minaccia e soprattutto ci ha migliorato la vita, perché oggi abbiamo in casa 2 o 3 stereo, abbiamo 4 o 5 sveglie, quando si rompe la buttiamo via e ne prendiamo un'altra. La bicicletta per i bambini se ne compra una ogni mezza taglia, perché tanto costa 100 euro o 50 euro al supermercato se ne trovano, e questo è grazie alla Cina. Sull'iPod c'è scritto Made in Taiwan, Made in China, nessuno si preoccupa di dire chissà come è fatto male, perché è un prodotto di altissima qualità, lo prendiamo, lo utilizziamo e siamo tutti molto contenti di questo. Quindi questo è un regalo che ci sta facendo, che ci ha fatto la Cina. Oltre a questo, ce l'abbiamo tanto con la Cina, ma loro che cosa hanno fatto fino ad oggi? Non hanno fatto altro che produrre per multinazionali e hanno invaso il mercato di prodotti targati Nike, targati quello che vogliamo. Le etichette, se non ci sono, vuol dire che sono sicuramente capi o prodotti made in China. Se qualcuno li mette, ci sguazza dentro col made in EU, che vuol dire chissà che cosa, o il made in Italy, è forse taroccato. Quindi fondamentalmente questi prodotti vengono dai cinesi, ma alla domanda quanti prodotti cinesi conosciamo, siamo in pochi rimasti in sala, però Haier, Lenovo, qualcun altro, però marchi cinesi si incontrano sulla dita di una mano o di due per gli interessati. Quindi il bello deve ancora cominciare. Effettivamente i prodotti cinesi arriveranno in Italia, arriveranno in modo massiccio, perché sicuramente è un popolo molto vicino alla nostra tipo di cultura, 2.000 anni di storia, è un popolo di risparmiatori, è un popolo che ha dell'orgoglio, chi usa il diritto è un mentecatto, quindi vuol dire che qualcosa dentro hanno da proporre e avranno voglia anche, perché l'imprenditore come definizione è un qualcuno che vuole lasciare un segno per il domani della propria idea, della propria forza, della propria volontà di fare un qualcosa che rimanga nel tempo.
Detto questo, a Giorgio Armani risponde Shanghi Tex, che forse qualche ragazza che va in Cina torna a casa ed è molto contenta, è l'unica che ce l'ha, gli piace portarlo. Se lo portiamo alle nostre acquirenti di via Monte Napoleone, penso che non è che non faccia una differenza, però è un qualcosina che funziona. Quindi sicuramente, e lì forse i cinesi sarà l'unica volta che pagheranno pegno, verranno a comprarsi il foro in via Monte Napoleone, metteranno Shanghi Tex, made in China, design in China, thinking by China, e noi lo compreremo a prezzi, ahimè, quasi come il nostro Giorgio Armani. Quindi, dividendo punti di forza e debolezza oggi per uscire da questa melma, forse la Cina non è non punti di forza e debolezza, ma un'opportunità per uscire da questa melma dove siamo finiti. Quindi abbiamo delle eccellenze che possiamo proporre in Cina, perché in Cina è un mercato, sta lavorando, sta crescendo, hanno un potere acquisitivo al secondo, terzo posto, oggi penso che siano $1,000 pro capite, quindi compreranno delle eccellenze che noi abbiamo. È ironico pensare di investire tutto sulla moda, però oltre alla moda abbiamo qualcosa d'altro da pensare, da poter proporre, però preparato. Noi da soli, se il governo non ci aiuta, non ce la faremo mai. Pensare che il turismo ci tolga dalla nostra situazione economica è una guerra patetica, perché il cinese dell'Italia, qualcuno sa che c'è Roma e Milano, ci passa in 24 ore, e qualcuno, come diceva suo padre, l'Italia ci ha benvenuti in Molise, perché i tour operator fanno la loro storia, fanno la loro guerra. Quindi dell'Italia, se non facciamo un po' di cultura, se non andiamo a esportare un po' di conoscenza, alla quale siamo in ritardo di 150 anni, è difficile investire sul turismo in questa maniera. Quindi, eccellenze, un grande mercato, possiamo veramente diventare distributori, io sono fermamente convinto che possiamo cambiare il baricentro dell'Europa. È naturalmente naturale avere in Puglia o in quell'area dei porti che possono sostenere l'arrivo di prodotti cinesi, che ne arriveranno in grandissima quantità. Se facciamo la logistica, se prepariamo la logistica, non sarà come via Paolo Sarpi, che ce la comprano tutta, mettono gli showroom di mezza tacca e la chiarella vanno a vendere il prodotto cinese manipolato dai cinesi stessi. Belli, bravi, buoni, cattivi, invadenti, gestiamoli, perché è, secondo me, un'opportunità. E da qui potremo servire veramente tutta l'Europa. La formazione, l'arrivo di studenti cinesi passa dal numero di voli che abbiamo in Italia. L'Italia non so quanti voli abbia, il ministro Bandanini lo sa bene, ma Francoforte ne avrà tre volte di più. Da Malpensa non parte niente, gira ancora tutto da Roma. E questo è un altro problema per l'imprenditore, per il turista, per chi vuole andare a fare del business di là. Diventeranno ricchi i cinesi e arriveranno qui a fare il turismo al quale noi siamo preparati, a fare gli acquisti al quale noi siamo specializzati, ad acquistare la Ferrari a 2 anni di consegna in Cina, e costa il 38% in più per tassa di importazione acquistare in Cina piuttosto che in Italia. Per questo motivo, quando arrivano qui siamo dei pazzi scatenati e comprano di tutto e di più. 38% di sconto rispetto alla tassa di importazione loro, meno il 20% di tax free che scaricano in aeroporto. I punti di debolezza sono: siamo in ritardo. Se voi andate a Shanghai, fate un giro tra le enoteche, adesso qualcosina si trova, ma fino a un anno e mezzo fa, due, trovate Santa Cristina, che è il vino italiano per antonomasia. I francesi hanno già i vigneti da 20 anni, producono il vino made in China, oltretutto molto buono, e lo faranno anche meglio, però i vigneti li ha messi già 20 anni fa. Noi siamo a esportare Santa Cristina, facciamo dei consorzi, perché da soli non ce la facciamo, siamo piccoli. La formazione è una bella parola, però la cantina di Asti o della Toscana come può permettersi di andare a fare un investimento se non è strutturato e sostenuto da qualcuno che può coordinare? Non è possibile. Sono tutti più organizzati di noi. Mi risulta che in Francia hanno il ministro per la Cina. E concludo. Secondo me l'opportunità che forse la Cina ci fa saltare fuori da questa situazione, sicuramente. La minaccia è che, perso questo ultimo vagone del treno, rimaniamo veramente fermi per sempre. Grazie. Come al solito il contributo del giurista, che è finalizzato, è funzionale al meccanismo economico.
Io spero di non scandalizzare nessuno, non vedo qui alcuno dei miei colleghi di giurisprudenza, ma io credo che noi dovremmo completamente scaravoltare. Non so se ho imparato bene, io sono di origine fiorentina, questa parola non mi è tanto familiare. Dobbiamo completamente mettere sotto sopra l'ordinamento degli studi di giurisprudenza. Noi formiamo degli avvocati che non sono in grado di affrontare... ho dei fans... noi formiamo degli avvocati che non sono in grado di collaborare, e non sono in grado di collaborare perché non solo non sono, sono ignoranti nel senso buono della parola, nel senso che ignorano le diversità culturali e giuridiche nei confronti del diritto cinese, ma ignorano soprattutto gli strumenti importanti per la risoluzione delle controversie in quel paese, che sono la mediazione, il dialogo, la comunicazione interpersonale. L'avvocato certamente avrà comunque bisogno di un mediatore linguistico, avrà bisogno di qualcuno che lo aiuti a capire, ma la cosa importante è che il nostro avvocato, il giurista che esce dalle nostre università, abbia la percezione delle diversità e non arrivi lì lavorando con un imprenditore, con un altro legale locale, utilizzando le categorie di pensiero nostre. Non voglio dire altro, credo però che gli studenti che escono oggi dalla nostra università sappiano troppo poco di diritto, sappiano troppo diritto italiano e soprattutto della storia, del passato del diritto italiano, e troppo poco di diritto internazionale privato, internazionale pubblico, diritto comunitario e ovviamente diritto comparato, pro domo mea. Allora, importante che per gestire tutti questi ambiti di intervento articolati, alcuni di natura politica, altri di natura amministrativa, di dialogo tra diversi settori del Paese, occorre un forte mandato da parte del Governo. Ci vorrebbe un ministro per la Cina, o perlomeno un sottosegretario per la Cina, che si occupi di fare, non soltanto di parlare. Noi stiamo parlando. E come si parla in tanti luoghi in Italia di queste cose, qualche volta a sproposito, ma spesso anche bene, ma poi bisogna fare. Ecco, fare è un verbo che il governo che si appresta a prendere le redini nel Paese dovrebbe, il mio auspicio insomma, dovrebbe mettere sulla sua scrivania con un'insegna a caratteri cubitali. E se qualcuno dei presenti maratoneti, che occorre ringraziare, sono rimasti fino a quest'ora, vuole fare dei commenti o delle domande, è benvenuto. Se non c'è nessuno, lascio la parola ad Alberto Melloni per le parole di commiato. Grazie naturalmente a tutti coloro che hanno attivato e partecipato a questo molto interessante dibattito. No, non è solo per un commiato, è solo per ringraziare tutti quanti, per ringraziare quelli che l'hanno promosso, Borea che ci ha permesso di farlo, chi ci ha ripreso in tutta questa giornata. Ne diamo per scontata che c'è una liberatoria che voi ci date all'uso di queste vostre immagini, delle cose che avete detto, per chi non sia potuto venire. E l'iniziativa mi sembra che dimostri che c'è molto da fare, che si possa continuare a farlo. Noto solo così in chiusura due piccole cose. Una, quella che due delle questioni che Alberto Bradini ha posto che mi hanno molto incuriosito, perché come diceva un vecchio rabbino, Mosè ha insegnato che bisogna sia sapere che cosa fare, ma soprattutto al 70% sapere che cosa non fare. E forse anche questa è la domanda che si potrebbe porre, cosa non dobbiamo fare, che forse sono parte delle cose che facciamo. La seconda cosa, forse non far niente, la cosa da non fare, e questo potrebbe già essere un'indicazione molto elementare. La seconda cosa che mi ha colpito è che in tutto questo discorso che abbiamo fatto aleggia un elemento su cui forse in un'occasione futura si potrebbe riflettere, e cioè che abbiamo parlato molto in termini di Italia e Cina, pochi in termini di Europa e Cina. In fondo lo sconto e lo scotto della crisi europea ha aleggiato su di noi, ed è una cosa sulla quale in un domani si potrebbe provare a ragionare, anche in quella prospettiva che citava prima Giorgio, del problema della diversità di approcci, di contestualizzazioni continentali,
per macro aggregati nelle quali i problemi certo si diluiscono ma si percepiscono di più anche le cose. Nel piccolo di questo Ateneo volevo solo segnalarvi una cosa, che sollecitati appunto dal ritornello che Alberto Bradinini varie volte ci ha detto sugli studenti, noi abbiamo riservato una quota di iscrizioni agli studenti cinesi, perfino nei corsi a numero chiuso di scienze della formazione primaria. Poi riuscire a trovare quelli col vista che verranno sarà un'impresa disperata, però l'esame di italiano lo facciamo Caselli ed io, abbiamo chiuso gli occhi davanti a delle siberiane che siano annuivano, per questo forse lo tagliamo dopo, però insomma è una delle cose sulle quali si può rimediare. Se la disponibilità che ci avete dato in questa occasione si potrà ripetere, se gli aiuti che abbiamo trovato si potranno reiterare, io penso che ci rivedremo fra non molto tempo qua e ogni occasione buona sarà, ogni consiglio sarà utile per pensare a un modo per andare avanti in questa riflessione. Per ora grazie a tutti e buona serata.